Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata, diciamo così, del Bicchiere della Stampa. Questa sera io sono in compagnia di Rossana De Dola, che è l'autrice di una biografia molto importante di Elsa Morante, uscita da pochissimo. La mostro, eccola qua, è in libreria. Il titolo esatto è Elsa Morante, l'incantatrice. E poi chiederemo a Rossana di spiegarci il senso di questo sottotitolo. Allora, innanzitutto benvenuta, grazie di essere qui. E Grazie a voi. io vorrei partire con una domanda un po' banale, ma che mi nasce spontanea. Dunque, tu sei l'autrice di molti libri, gli ultimi, credo, sono quelli dedicati a Grazia Deledda, quindi una scrittrice molto importante, premio Nobel, interessante da più punti di vista, però forse anche lontana da Elsa Morante, o forse no, non lo so. Ecco, la domanda in realtà è: come sei arrivata a occuparti in modo tanto serio e approfondito di Elsa Morante? La biografia, vorrei dirlo, è una biografia di 500 pagine, di oltre 500 pagine, quindi ha dietro un lavoro di ricerca, di documentazione, di elaborazione lungo, complesso, rigorosissimo, quindi non è un piccolo libro che si scrive così con la mano sinistra, è un grande libro scritto con la mano destra e forse anche con quella sinistra. Dunque, come sei arrivata a Elsa Morante? Ecco, risponderei prima alla prima domanda su Grazia Deledda e Elsa Morante. In realtà, quando Grazia Deledda scrive Canne al vento, la Morante stava nascendo e quindi non è così lontana. Purtroppo noi percepiamo Grazia Deledda come molto lontana perché a scuola ce l'hanno presentata come un'autrice ottocentesca. Grazia Deledda è completamente novecentesca. I suoi grandi romanzi appartengono al Novecento, tanto che Dacia Maraini, durante la presentazione del mio libro ad Arona, nel suo festival di teatro sull'acqua, ha detto esplicitamente che per lei Grazia Deledda è la madre della letteratura italiana moderna, contemporanea, come Svevo è il padre della letteratura contemporanea. Ecco, quindi Elsa Morante nasce proprio negli anni in cui Grazia Deledda stava scrivendo i suoi capolavori. E nasce in una Roma che sta nascendo, si sta ampliando. Anche Grazia Deledda partecipa alla costruzione della nuova Roma. E Elsa Morante nasce nel quartiere Testaccio, che il quartiere nasce in realtà a Trastevere, in una clinica per madri molto povere. E poi va a vivere con la famiglia nella sua prima abitazione, che è stata costruita al Testaccio proprio in quegli anni lì, quando sorgono questi quartieri composti da isolati, palazzi molto grandi che erano stati pensati per il popolo e per l'integrazione delle classi sociali meno ambienti. In realtà non ci sono riusciti, come io poi racconto nel mio libro. Ecco, quindi è molto interessante anche vedere come Grazia Deledda descrive la Roma che viene costruita in quegli anni, i nuovi quartieri. E anche in fondo poi Elsa Morante, anche se non si sa qual è la città dove lei ambienta Menzogna e Sortilegio, però possiamo riconoscere il Colle dei Cocci e quindi il Testaccio. E come sono arrivata ad Elsa Morante? Beh, io sono stata una delle tante persone che quando è uscito il suo bellissimo romanzo, La Storia, io mi ero occupata di quel romanzo, ero molto giovane e ne avevo scritto. Non ho avuto il coraggio di conoscerla. Questo lo racconto proprio nell'introduzione. Nell'introduzione indico che Elsa Morante, come suggerisce
Anna Maria Ortese appare come una montagna. Ecco, io in quel momento non ho avuto il coraggio di scalare quella montagna, forse non ero pronta. E tutto sommato, dopo aver scritto il libro, mi sono resa conto che forse era giusto così, perché non sarei stata in grado di confrontarmi in modo sereno. Non ero pronta per un incontro del genere. E anche se nella mia vita poi ho incontrato tanti scrittori anche molto importanti, per esempio ho incontrato Giuseppe Pontigia, a cui ho dedicato un libro, ho incontrato un grande scrittore tedesco, Wolfgang Hildesheimer, che è il più grande biografo di Mozart, e tra l'altro ho trovato nella biblioteca di Elsa Morante proprio il volume di Hildesheimer su Mozart. Ecco, io sono molto attratta da quelle che junghianamente vengono chiamate le sincronicità. Ecco, mi piacciono molto i momenti in cui avvengono delle cose inaspettate che però dovevano avvenire in qualche modo. E questo incontro con Elsa Morante, io racconto nell'introduzione, che comincia, a parte che avevo scritto quel saggio, ma in modo un po' inconsapevole, forse perché ero troppo giovane, comincia con un mio incontro del tutto senza parole con Elias Canetti, perché in un ristorante vegetariano di Zurigo Elias Canetti si siede accanto a me, io non gli rivolgo la parola, nemmeno lui, perché a Zurigo tutti rispettano la privacy dell'altro, quindi non si chiacchiera, e lui aveva aperto il giornale e aveva letto la notizia della morte di Moravia. E quindi avevo pensato in quel momento che io mi ero occupata di Elsa Morante, che era morta 5 anni prima. Ecco, poi lascio al lettore la curiosità, cioè leggere come questo episodio è andato a finire, perché mi ha colpito molto. Era una figura, quella di Canetti, che io incontravo spesso per strada. Non gli ho mai rivolto la parola. Mi piaceva molto perché aveva i capelli sollevati un po' all'indietro, sembrava che avesse un venticello che soffiava alle sue spalle continuamente, stretto in quell'impermeabile bianco che conosciamo dalle fotografie. Ecco, quindi diciamo che Elsa Morante è stata sempre una scrittrice che io ho considerato molto, molto importante. E il fatto di averla affrontata dopo Grazia Deledda forse mi è servito, perché prima di confrontarmi con la Roma di Elsa Morante avevo bisogno di confrontarmi con la Sardegna di Grazia Deledda, e quindi anche con le mie origini, e capire che è importante prestare attenzione alle proprie origini. Quindi per me il fatto che Elsa Morante nasce a Roma, in quel quartiere lì, da una madre ebrea, da un padre siciliano, ma che veniva poi da una famiglia abruzzese, eccetera, eccetera. Ecco, tutti questi nodi, fili che si intrecciano, sono quelli che poi permettono di vedere forse delle cose in più che un biografo è giusto che veda. Ecco, Elsa Morante, come in qualche modo è ricordato, nasce sotto una stella complicata, nel senso che il padre biologico non è quello che la riconosce. I suoi fratelli sono figli del padre biologico e però vengono nello stesso modo riconosciuti, se non vado errato, dal marito della madre, insomma, no? Quindi è una situazione molto, molto strana, molto ambigua. Ecco, tu che hai fatto anche molti e profondi studi in ambito psicologico e psicoanalitico, sei stata aiutata nel decifrare la vita di Elsa, proprio pensando a questa sua nascita, a questo suo avvio nella vita così difficile. Sì, molto difficile, perché era un segreto che aleggiava nella casa, di cui non si parlava, però i bambini qualcosa sapevano.
Tant'è vero che lei comincia a fare dei giochi in cui immagina d'avere un'origine nobiliare, quindi in qualche modo per compensare quest'origine strana, pesante, perché il padre naturale era in realtà il vero uomo di sua madre, però non stava con lei, cioè con Irma, la madre di Elsa, ha concepito 5 figli, da quanto si capisce, anche se c'è qualcuno che dice che non è proprio così, però non è dimostrato, sembra più plausibile che sia andata così, altrimenti la famiglia avrebbe saputo che le cose non erano andate così. Però la cosa è ancora più complicata perché oltre ai due padri, i due padri che sono uno un siciliano, due siciliani, ma uno è di origine abruzzese, come ho detto prima. Quindi questi due padri che si rispettavano, perché se il padre naturale ha potuto concepire 5 figli, è perché il padre anagrafico voleva questa cosa. Quindi era un patto tra uomini accettato dalla madre. E quindi è una cosa molto complicata, non sappiamo se lei si era sottomessa al volere del marito o il contrario, per cui possiamo pensare di tutto. Fatto sta che fin da bambina lei ha vissuto una vita piena di contraddizioni, ma anche appunto di segreti che pesano nella biografia di una persona. E poi la cosa molto, molto interessante sono le altre due figure che compaiono abbastanza presto. Il padre Tacchi Venturi, Pietro Tacchi Venturi, il gesuita che la battezza, e quindi passiamo dalla religione della madre, l'ebraismo, quindi in un periodo in cui viene già messo in discussione l'origine ebraica, viene messa in discussione subito dopo, ci saranno dopo qualche anno le leggi razziali, quindi in una situazione molto molto pesante, compaiono nella vita di Elsa due figure straordinarie, il padre Pietro Tacchi Venturi, che non era il confessore di Mussolini, ma era il consigliere del Papa e faceva da mediatore tra il Papa e Mussolini nel periodo in cui Mussolini tenta di riconquistare la Chiesa cattolica alla causa del fascismo. E poi la madrina che è una figura straordinaria che io ho approfondito, che era l'amica più importante di Maria Montessori. Ecco, la madre di Elsa era una maestra elementare ed era una seguace della Montessori, quindi una maestra molto preparata che seguiva un metodo molto moderno. Il padre invece lavorava, il padre anagrafico, come nel riformatorio, insomma, più duro che c'era a Roma. Quindi abbiamo già lì una contraddizione. E poi questa madrina, Maria Maraini Guerrieri Gonzaga, che ha una storia straordinaria alle spalle, perché sia la nonna che la madre erano delle grandi intellettuali e anche pedagogiste che hanno fondato i primi kindergarten, lei, la madre proprio di Maria, ha fondato il primo kindergarten a Firenze. Ora non sto qui a scendere nei dettagli, ma è una storia molto molto interessante. E quindi abbiamo due figure incredibilmente importanti nella vita di Elsa bambina. Questa cosa mi ha portato a mettere in discussione un'affermazione di Garboli, che sembrava pensare sulla biografia di Elsa Morante come un macigno, e cioè che, che Elsa non avesse alle spalle nessuna cultura. Mentre vediamo che ha alle spalle, io dico, lei è la bambina prodigio che Maria Montessori stava cercando, perché veniva da una famiglia modesta e ha dimostrato di essere un genio. Ecco, quindi era quello che loro volevano dimostrare, che i bambini delle classi sociali meno elevate, se messi nelle condizioni giuste, potevano raggiungere risultati molto alti. Elsa ha raggiunto i risultati più alti che uno possa immaginare. Ecco, quindi non è vero che dietro Elsa Morante non c'è una cultura, c'è una grande cultura, forse uno dei filoni più importanti del Novecento.
La pedagogia più avanzata del Novecento, che ha avuto in tutto il mondo, non soltanto in Italia, un'importanza fondamentale. Ecco, e non è un caso che proprio nella storia Elsa Morante racconti la vicenda tragica e nello stesso tempo meravigliosa di Ida e del bambino Giuseppe. Ida che è una maestra elementare e Giuseppe è un bambino che capisce la realtà quasi in modo sapienziale e non riesce però ad imparare a leggere e a scrivere. E la storia, come ha scritto nella prima edizione, era stata scritta da lei, era una citazione, questo qui, per gli analfabeti. Lei voleva scrivere per gli analfabeti, un po' come aveva fatto il Beato Angelico, a cui lei dedica un saggio bellissimo, che dipingendo le sue immagini del paradiso parlava con gli idioti che non conoscevano la lingua, ma vedendo le sue immagini potevano leggere le figure. Ecco, questo è molto bello. Forse ho già in parte risposto a quella domanda sull'incantatrice. C'è veramente da restare incantati. Sì, su questo non c'è dubbio. Già appunto questo intrico di fili che fin dall'inizio l'accompagna nella vita, no? L'ebraismo, i due padri, appunto l'incontro con Tacchi Venturi, eccetera. E poi comunque tutta la sua vita passa in un mondo intellettuale molto ricco, molto vivo, dove lei esercita anche una grande influenza, insomma. Certo, è la moglie di Moravia, ma insomma io direi che veniva riconosciuta e valutata in quanto Elsa Morante. Ecco, non è certo il caso di quelle scrittrici o intellettuali che finiscono oscurate dalla fama del marito. Anzi, forse oggi viene letta più lei di quanto non lo sia lui, non lo so, ma insomma sicuramente ha conservato una vitalità la sua opera e anche la sua memoria molto grande. Ecco, questo è anche un aspetto su cui volevo farti una domanda. Molti scrittori, dopo che sono morti, anche scrittori di qualità, anche scrittori di successo, finiscono dimenticati. Entrano in una specie di cono d'ombra dal quale difficilmente escono. Noi che abbiamo fatto nel corso degli anni diversi recuperi di scrittori di ottima qualità, che però appunto non c'erano più ed erano un po' finiti in questa zona d'ombra, ci siamo proprio accorti che è quasi impossibile tirarli fuori di lì. Forse dovranno passare ancora molti anni perché qualcuno di loro venga riscoperto. La Morante resta invece sempre attuale, no? Non ha mai conosciuto momenti di vero oblio, di vera dimenticanza. Resta attuale, resta letta anche dalle generazioni più giovani, cioè è una scrittrice che sentiamo ancora completamente contemporanea. Che cos'è, al di là della qualità ovviamente della scrittura, che ce la fa sentire così vicina e così attuale? Ecco, io ti vorrei dire prima una cosa che mi ha raccontato oggi il mio insegnante d'inglese. Mi ha detto che ha sentito questo fine settimana una trasmissione sulla BBC che fanno da anni, che è romanzo che opera uno vorrebbe portare in un'isola deserta. Ed è la domanda che fanno a scrittori, persone importanti. In questo caso si trattava di una sindacalista. E la sindacalista ha detto: vorrei portare sull'isola deserta la storia di Elsa Morante questo fine settimana. Lui è rimasto molto colpito perché ne avevamo parlato. Ecco, quindi questo fatto che viene ancora addirittura considerata come indispensabile, se la sua opera non si deve salvare a tutti i costi. Che cosa la rende così attuale? Intanto vorrei dire che in effetti un po' di ombra su Moravia c'è, perché Moravia non viene letto così tanto. Se si pensa
che era l'intellettuale che con Pasolini parlava di tutto quello che accadeva, se facevano un viaggio, scrivevano un libro su quel viaggio, come hanno fatto con l'India, mentre il Samorante, che era accanto a loro sulla stessa automobile, non ha scritto sull'India, ma ha, come dire, fatto dell'India la sua cultura, la cultura delle religioni dell'India è diventata la sua cultura, come era anche la cultura della Beat Generation. Quindi lei era più avanti, secondo me era più avanti di parecchi anni, vedeva più avanti. Io ho riletto Il mondo salvato dai ragazzini e sono rimasta veramente colpita dalla sua capacità di penetrare nelle visioni del 68, ma non di rimanere legata a quelle ideologie che poi hanno distrutto gli ideali che accompagnavano il 68. Lei ha trovato invece un afflato religioso che è modernissimo e quindi ci riporta verso il futuro. Ecco, io penso che sia una scrittrice che oggi parla ancora, perché ora che siamo purtroppo in una situazione in cui vediamo la guerra così vicina, la distruzione così vicina, la ferocia, le vittime innocenti, anche gli animali che vengono, no, che vengono portati via dagli abitanti per salvarli, e lei racconta esattamente questo nella storia. Quindi colpisce il fatto che questo romanzo, che quando è uscito è stato fonte di polemiche continue, riletto oggi ha una ricchezza straordinaria e si arricchisce anche con, come dire, entrando in consonanza col presente che viviamo ora. Per non parlare di Araceli, che anche quello è un romanzo che veramente colpisce tantissimo, riletto oggi. Anche ai suoi tempi, quando lo scrisse, però riletto oggi ancora di più è proiettato verso il futuro. Ecco, secondo te, quanto conta nella sua parabola creativa e anche proprio nelle sue scelte stilistiche il fatto di essere una donna? Oggi questo è un tema che è molto così dibattuto, forse ai tempi di Elsa Morante lo era molto meno, però è un fatto che lei operava, scriveva in un mondo prevalentemente maschile. Sì, e tutti ricordano che lei diceva: io sono uno scrittore, non sono una scrittrice. Ecco, scrivendo la sua biografia ho capito che aveva ragione allora, perché allora veramente la competizione era isolata, erano poche le donne che riuscivano a raggiungere quei livelli di grandezza. Quindi la sua era una polemica in realtà, perché lei diceva che non voleva scrivere un romanzo femminile. Giustamente lei voleva scrivere un romanzo universale che parlasse a tutti. Quindi, come un grande scrittore, anzi, diciamo meglio, come una grande scrittrice, perché qui ci troviamo davanti ad una grandissima scrittrice, che era probabilmente, ora lo dico, è provocatorio perché nel nostro mondo le autorità non vengono mai messe in discussione. Io dico che è più grande di Pasolini, è più grande di Moravia e non se ne sono accorti perché appunto la consideravano una donna e quindi solo i grandi intellettuali possono essere grandi. Ma lei aveva un'intellettualità, una conoscenza della filosofia. Pensa che nelle opere di Simone Weil, che lei legge molto molto attentamente in francese, ho visto che addirittura corregge i refusi in francese. Quindi con quale attenzione ha letto queste opere? Ma non le ha lette
perché doveva fare il grande dibattito intellettuale. Le alette perché se ne doveva nutrire, era il suo nutrimento per continuare a vivere. Non è vero che lei ha dedicato la vita alla letteratura, per niente. Lei, per lei, anche un po' come diceva Pontigia, la letteratura è essenziale se, è importante se parla delle cose essenziali della vita, diceva Pontigia. Tutto il resto è letteratura, cioè tutto il resto è chiacchiera letteraria. Ecco, Elsa Morante non era interessata alla chiacchiera letteraria. Purtroppo, spesso la letteratura è questa. Quindi non ha dedicato la sua vita alla letteratura, lei ha dedicato la sua vita ad una ricerca interiore continua, che diventava poi grande letteratura, che è diventata grande letteratura perché lei era quella, la sua forma in cui si esprimeva, no? Quindi una ricerca filosofica profonda per poter vivere pienamente la propria vita. Poi lei dice sempre che non era all'altezza dei risultati che raggiungeva. Cioè che non era, mentre nello scrivere raggiungeva una grande felicità, poi la sua vita restava una vita infelice. E questa era anche una sua grande contraddizione. Ecco, su questo punto, scrivendo una biografia, sia pure di una grande scrittrice come Elsa Morante, uno incontra l'artista, ma incontra anche la donna, cioè incontra anche la persona. Ecco, che persona era Elsa Morante? E intanto, come junghiana, io devo dire che noi viviamo tante fasi della vita. E quindi c'è la bambina Elsa, poi c'è la giovane affascinante, molto bella, poi c'è forse la donna che ha sposato un grande scrittore che sa di essere anche lei molto brava, però non è così famosa come il marito, quindi anche lì varie contraddizioni. Poi, e quindi ci sono varie fasi della vita e poi c'è la fase tragica finale quando lei si ammala e lì io ho potuto capire che non è precipitata nella vecchiaia perché non era così anziana. Hanno detto che lei non si accettava più perché era diventata vecchia. In realtà, purtroppo, ha vissuto una malattia tremenda, estremamente invalidante, perché è rimasta paralizzata a letto. Quindi, purtroppo, nel suo caso, sono state dette delle cose che non corrispondevano poi a quello che lei aveva vissuto veramente, perché se uno dice ah, non accetti, non ti accetti, non accetti i cambiamenti del corpo, è quasi una figura antipatica, no? E invece capisci, se tu sai che lei ha vissuto completamente da sola perché non aveva il coraggio di affrontare questa malattia, no? Cioè è precipitata nella malattia e non è più venuta fuori perché era veramente una malattia invalidante. E quindi anche questo ti fa capire che non è che non ha accettato la perdita della bellezza, lei che era bella quando è diventata vecchia. No, ha avuto la sventura, che è una parola di Simone Weil, no? Ha vissuto la sventura di precipitare in una malattia invalidante. E questo qui noi siamo davanti ai grandi temi della tragedia greca. La tragedia greca è questo. Certo. Ecco, un giovane che non conosca ancora Elsa Morante, da dove deve cominciare a leggerla? Questa è una bella domanda. Lei diceva che Il mondo salvato dai ragazzini è la sua opera, il suo libro. Quello è il suo libro. Non so, forse, però non è facile affrontare la grande poesia, così se un giovane non è abituato a
leggere la poesia. Io direi che potrebbe benissimo cominciare dall'Isola d'Arturo, perché con l'Isola d'Arturo e il Samorano, se Pasolini ha dato voce alle borgate romane e quindi ai giovani delle borgate romane, e il Samorante dà voce, una voce straordinaria, al sud d'Italia. E come spariscono le borgate romane, sparisce anche il sud d'Italia, travolto dalla modernità. Ecco, lei riesce a cantare l'ultima voce del Mediterraneo, del sud Italia, attraverso un ragazzino che vive per la prima volta un sentimento d'amore per una propria coetanea che è anche la sua matrigna. E quindi una storia anche quella complicata e piena di contraddizioni. Ma la cosa più bella è che il Samorante ci fa immergere in una dimensione oceanica, che è la dimensione dell'adolescenza, non ancora intaccata dall'età adulta che ci fa perdere il contatto con questa dimensione oceanica. Dunque, il nostro tempo purtroppo è terminato. Come forse sai, noi concludiamo sempre questi nostri incontri con un piccolo brindisi. La serie si intitola Il bicchiere della staffa. Spero che tu sia provvista di qualcosa come lo sono io. Sì. Che cosa bevi con me questa sera? Dolcetto d'alba. Ah, molto bene, quindi lo sento molto vicino. Grazie molte per essere stata con noi e buona fortuna a te e al tuo libro, che la merita davvero tutta. Grazie.